faccio un po' una summa delle domande che sono state fatte nei diversi gruppi. Mi sembra la questione un po' che riaffiora è quella della post-democrazia, come la definisce con un termine un po' giornalistico Colin Crouch in questo suo libro, che credo sia una delle cose meglio, almeno di quelle che ho letto io negli ultimi tempi. Che vuol dire post-democrazia? Quali sono le funzioni e i limiti della politica in quest'epoca globale, in cui cioè molte variabili che cambiano la nostra vita quotidiana, a partire dalla finanza, naturalmente non c'è solo quella, migrazioni, clima, eccetera, eccetera, come fa la politica a esercitare sovranità? E soprattutto perché cosa esercita sovranità? Quindi qual è il suo scopo? Uno, diciamo, ho cercato di dirlo io, ed era un po' questo discorso sulla dimensione globale. Sono gran parte di questi fenomeni non hanno più una dimensione esclusivamente nazionale, la politica è molto in ritardo ma deve cercare di darsi questi strumenti internazionali. È la storia della seconda parte del Novecento, in qualche misura anche della prima, con la Società delle Nazioni, con quegli istituti come la Banca dei Regolamenti Internazionali che nascono dopo la crisi del 29, però io credo che oggi vanno tutti questi istituti, nessuno esclusi, ripensati. Secondo me si fa un errore quando si percepisce questa fase come una fase di cessione di sovranità degli Stati-nazioni, perché messa così dal punto di vista dello storico è quasi un non senso, molto inquietante. Nessuno Stato-nazione ha mai ceduto sovranità se non per una guerra. E quindi Se la affrontiamo da questo punto di vista non ne abbiamo le gambe, se non chiamando in causa ipotesi abbastanza apocalittiche, quelle di una terza guerra mondiale, eccetera, eccetera. La scommessa che abbiamo di fronte è di arrivare allo stesso risultato senza le guerre e quindi volgendo ai positivi. Perché uno Stato-nazione oggi dovrebbe cedere sovranità a un organismo sovranazionale? E la risposta secondo me è molto semplice. Perché solo in questo modo può davvero contare di più. Nel senso che quello che a prima vista appare una cessione di sovranità è in realtà la ricerca dell'unica dimensione oggi in grado di dettare legge, cioè dettare sovranità a questi fenomeni che non sono più affrontabili soltanto in termini nazionali. E quindi per tradurre nel concreto ci vuole più Unione Europea. Non ci può essere una moneta senza un'autorità monetaria unica che la sia capace di stamparla, senza dover delegare questa sovranità a 25 stati nazioni. Perché dovremmo fare questo? La Germania può starci? La Germania è quella più riluttante perché è stata meno toccata dalle crisi nel recente passato, però la Germania ha una ragione molto forte e molto importante: l'80% del suo interscambio commerciale si svolge con altri paesi dell'Unione Europea e quindi l'80% della sua economia è interessata alla sopravvivenza dell'euro. Se l'euro non c'è più e si torna alla dracma, alla lira, alla peseta, può darsi che quell'80% si ridimensioni, sicuramente non aumenta perché si ritorna a un regime di frammentazione in cui le barriere commerciali, monetarie, eventualmente protezionistiche, possono tornare ad essere di nuovo operate.